anno cruciale per Expo, si intensificano le attività, si intensificano le azioni per la realizzazione delle infrastrutture e per la promozione di Expo. Da lunedì prossimo sarà costituita in regione una unità di crisi, cabina di regia, che dir si voglia, che vedrà coinvolti tutti i soggetti interessati ad Expo, per un costante scambio di informazioni e per evidenziare e affrontare le eventuali criticità che dovessero presentarsi. È importante farlo perché, avendo come termine ultimo il 30 di aprile, non possiamo perdere neanche un giorno se dovesse esserci un problema, perché rischiamo di andare oltre. Quindi da lunedì prossimo ci sarà questo tavolo. Il primo tema che affronteremo sarà quello delle vie d'acqua, viste le proteste che sono state evidenziate, che sono evidenziate in queste ultime settimane da parte di alcuni gruppi che ritengono che l'iniziativa, il progetto delle vie d'acqua non debba essere realizzato. Lunedì questo sarà il primo tema. Ma poi lunedì illustrerò anche il programma della regione per la Lombardia su Expo. Oggi ho illustrato quello che avevamo deciso di fare a luglio dell'anno scorso nell'incontro alla Villa Reale di Monza, e cioè il cosiddetto World Expo Tour. Giriamo faremo un giro tra i più importanti paesi che hanno aderito ad Expo, con una serie di missioni internazionali che sono collegate a eventi che già si svolgono in quei paesi. Noi aggiungiamo anche la promozione di Expo. E gli obiettivi, i paesi, dei 140 paesi, ovviamente non li toccheremo tutti, quelli più importanti sono i cosiddetti Next 11, cioè i paesi che avranno, si prevede che avranno nei prossimi anni, nei prossimi 10-20 anni, uno sviluppo economico che richiede investimenti nella realizzazione di tutto, le infrastrutture, l'industria, e quindi una grandissima opportunità per le imprese lombarde in quei paesi, quindi promuovere investimenti del sistema Lombardia in quei paesi. Faremo tappa anche in paesi europei, e qui la finalizzazione sarà quella di diffondere il tema dell'anticontraffazione. Proprio nei giorni scorsi l'assessore Favo ha avuto un incontro a Bruxelles per definire il documento finale sull'anticontraffazione. Siamo molto soddisfatti di questa azione della Regione Lombardia, molto utile al sistema delle imprese agroalimentari e utile anche perché è tutela della salute. È il contributo importante che la Regione ha dato al tema Expo, ed è un documento che deve trasformarsi in un impegno istituzionale da sottoscrivere, che voglio far sottoscrivere ai paesi europei. L'Europa deve diventare una zona libera dalla contraffazione alimentare, che tutela quindi il Made in Italy in particolare, e quindi un vantaggio molto importante per le nostre imprese. Infine, i paesi BRICS, i cosiddetti BRICS, vedete che c'è la S tra parentesi perché il Sudafrica non ha aderito ad Expo. Qui invece vogliamo andare per presentare la Lombardia come terra che può attrarre gli investimenti da questi paesi, in particolare per quanto riguarda l'innovazione e la ricerca. Questo è in sintesi World Expo Tour, e cioè le ragioni che ci inducono, che ci hanno indotto a organizzare questa promozione di Expo in giro per il mondo. Faremo parallelamente, come ho detto, anche un giro in tutte le città capoluogo della Lombardia, perché accanto alla promozione internazionale c'è anche la valorizzazione dei territori. Expo non dovrà essere solo Milano, Expo dovrà essere un'occasione di sviluppo e di coinvolgimento di tutte le province, di tutti i territori della Lombardia. Quindi parallelamente faremo anche
il giro in Lombardia, che sarà da febbraio 2014 a marzo 2015, un tour nelle 12 province lombarde per la promozione di Expo, con l'obiettivo di rendere partecipe la popolazione lombarda del grande evento universale attraverso l'identità e la cultura specifica di ciascuna provincia. Come sarà strutturato questo giro? Un evento istituzionale che in collaborazione con la Coldiretti per la promozione dell'agroalimentare lombardo, più uno spettacolo per sollecitare la massima partecipazione, spettacolo con artisti lombardi ovviamente, per sollecitare la partecipazione dei cittadini, non solo perché sappiano che cos'è, ma anche per fornire a noi idee, proposte per valorizzare in vista di Expo, da qui a Expo, il territorio della provincia. Le grandi opere di Montana Temp e Brebemi, abbiamo risolto tutti i problemi. Come ricorderete, per la TEM abbiamo fatto il closing finanziario correndo, non è stato facile, vi assicuro, perché a luglio di quest'anno la possibilità che si facesse quello che abbiamo fatto era inferiore al 40%. Abbiamo lavorato intensamente con l'assessore del TEM, con tutti, e siamo riusciti a chiudere quest'opera, il closing finanziario, per cui la TEM si farà entro Expo. La Brebemi si inaugura in esercizio quest'anno, il tratto 1 della pedemontana, le tangenziali di Come Varese, il collegamento tra la 8 e la 9 verrà inaugurato, entrerà in esercizio entro quest'anno. Entro Expo sarà messo in esercizio il secondo tratto, quello tra la Lomazzo e la Milano Meta. Poi c'è il resto della pedemontana che andrà oltre, perché un'opera fatta a lotti, molto impegnativa, oltre 4 miliardi di euro, ma la decisione che abbiamo preso, che abbiamo comunicato e che soprattutto, cosa più importante, è stata condivisa da tutti gli operatori, compresa quelli che ci devono mettere i soldi, è che si farà tutta la pedemontana. Io spero entro il 2018, se andrà oltre, vuol dire che mi toccherà ricandidarmi per l'altro mandato, ma al di là di questo la pedemontana si farà tutta. La TEM si fa, la Brebemi si fa. Ho letto di alcune criticità non sulla Brebemi ma sul collegamento tra la TEM e la Rivoltana e la Cassanese, sono opere che competono alla provincia, non alla regione. Seguiamo con attenzione anche questo, perché come io dico sempre, non tutto quello che succede in Lombardia dipende da me, ma tutto quello che succede in Lombardia mi interessa, in particolare in questo caso. E in questo caso, ecco, mi ricordano di dire che il 7 gennaio sono finalmente arrivati anche i decreti per la Romonza, per il lotto 1 e il lotto 2, quindi il lotto 3 già c'era, il decreto ministeriale, quello alla via. Il 7 gennaio sono stati firmati e pubblicati sul sito. Richiede, in realtà il decreto richiede anche un intervento per valutare eventuali opere compensative, che è un po' una contraddizione, perché se viene approvato il progetto, viene approvato il progetto, diciamo è stato un eccesso di zelo, ma noi teniamo conto di questo perché vogliamo intervenire sul territorio, quindi faremo un incontro a breve, stiamo già organizzando un incontro, però l'importante è che ci sia il via anche per la Romanza. Sulla slide successiva abbiamo, insieme al World Expo Tour, abbiamo tre appuntamenti importanti: a Bruxelles a gennaio presso il Parlamento Europeo, a Roma prevediamo in aprile un incontro con tutti gli ambasciatori ancora per le tematiche dell'Expo, la promozione dell'Expo e la cooperazione tra gli Stati su questo, e organizzeremo a Monza, in Villa Reale, a 300 giorni dall'Expo, un evento anche lì. Questo a corollario del World Expo Tour. Sulle tappe prevediamo di essere subito 16-17 gennaio in Catalogna, a Barcellona, anche per le vicende legate ai quattro motori d'Europa di cui il Presidente attualmente ricopre la Presidenza, e per il referendum catalano sull'indipendenza.
questo. Poi a febbraio saremo in Francia, quindi due tappe europee, poi a marzo cominciamo a toccare i next level con la Turchia, con gli obiettivi che ha chiaramente prima spiegato il Presidente, a maggio saremo in Russia e a giugno in Kazakistan. A maggio saremo in Russia in occasione, giusto per fare un esempio di quello che diceva prima il Presidente, c'è già una fiera importante dove partecipano delle imprese italiane, che è la Fiera dell'Energia, ed ecco che noi andiamo a promuovere le nostre aziende e anche le tematiche ed Expo. A giugno, dicevo, in Kazakistan e a luglio del 2014 in Brasile, quindi tocchiamo uno stato in via di sviluppo, Kazakistan, che aderisce all'Expo, e un altro stato BRIC. Qui si conclude il primo semestre del World Expo.